Che siamo stati chiamati tramite la nostra centrale operativa verso le 8:15 di stamattina, perché c'era una persona che la telefonata dava questa indicazione, una persona che dormiva sulle scale esterne della scuola Cadorna. E è arrivata una pattuglia di moto montata e si sono accorti che la persona non dormiva, ma purtroppo non dava segni di vita. Un giorno di scuola anomalo e movimentato per gli studenti e il personale docente dell'Istituto Cesalpino, perché nella scala antincendio appunto della scuola è stato ritrovato un 45enne senza vita. Il corpo è stato portato all'interno del fabbricato, anche perché è stato tentato un ultimo tentativo di rianimazione tramite defibrillatore, ma purtroppo non ha dato l'esito sperato. Deve essere ancora identificata questa persona, perché non ha documenti appresso. Con la polizia scientifica della Polizia di Stato verrà fatto un prelievo delle impronte papillari, in maniera tale da vedere se questa persona aveva avuto contatti con le forze di polizia. Accanto al cadavere è stato ritrovato solo uno zaino con all'interno fazzoletti e resti di cibo, poco lontano una siringa che sembra però non c'entri nulla con la morte del 45enne. Questa è una zona dove specialmente di notte viene utilizzata da persone che tendono poi a passare qui, se non la notte, quantomeno una parte, magari bevendo o facendo dell'altro. Purtroppo i nostri interventi, quelli degli altri corpi di polizia, non dico che siano quotidiani, ma quasi, ma ovviamente una legislazione a mio parere molto permissiva permette che questa cosa poi venga reiterata ad libitum.